Arrivo, arrivo. Congiungersi, spero. Ok, è uno stradello che va lì per il contadino. Poi si va dall'altra parte. C'è un sette per lui. Allora, io ho bisogno che mi sento, perché il freddo mi ha... Hai un freddo? No, no, no. Me l'avete trovata proprio in spiaggia? Ah, sì, sì, era lì morto in spiaggia. Così gigante, guarda. Bruno, hai i fazzoletti da naso lì, le ho lasciate in macchina, porca miseria. Io ne ho un pacchetto. Ce l'ho, ce l'ho. Mi sono soffiato il naso prima. Ne faccio 1,600 km. Dobbiamo girare di qua noi? Adesso? Sì, lui il sentiero dice così, poi adesso il guardate il vostro. Il è questo, il sentiero dell'Alpine, sì. Cosa ci dice di andarci? Da quando lui? Primo tratto questo qui. Dove andiamo? Qua. Vedi, si va nel sentiero. Fa fare guarda qua. Noi siamo il rosso, vedi? Sì. Mi fa fare sto coso, ma sembra quasi che dopo si limita. Amico, vai. Sentiero degli Alpini 301. Sì, 301. Però il 301 va in campagna anche. Perché dopo dice quell'altro andava a pedappio. Monte delle Forche. Ah, Monte delle Forche, lendo che stasera mi mamma. La Val Bidente, Val Rabbi Freck. Trek. Trekking. Star Trek. Allora, che facciamo? Infatti. A me mi dice di andare di qua. Ah, cioè, sì, perché là dovrebbe andare a pedappio dritto. Di là, quello là andava a pedappio, quello là. Qua? No, l'altro è il della Speranza. Di ah, il sentiero della Speranza va a pedappio, sì. Quello lo so. No, l'ho letto. Dice che non è molto segnalato per girare. Perché dice un chilometro, diceva da lì. Non l'abbiamo fatto. No, abbiamo fatto 200, abbiamo fatto 450 allora metri. Un po', allora. No, andare avanti di là dovrebbe andare avanti. Allora. Tu dici? Perché se dici dopo un chilometro. No! Allora. Però se lui gli dice. No, aspetta un attimo. Sì, ma lui ha quello dei 19, non lo so. Adesso vediamo, non lo so. Allora, qui dice. Dobbiamo percorrere il sentiero delle Pine 301 che parte già da giù 301. Sì, sì. Serve un bellissimo anno. Poi dice, l'itinerario continua in leggero di sé, dopo una prima parte caratterizzata dalla mancanza di vegetazione. Sì, okay. Dopo circa un chilometro si lascia la strada principale, si svolta a destra, l'itinerario continua in leggera discesa, dopo una prima caratteristica dalla mancanza di vegetazione, fatta eccezione di qualche arbusto, acceri. Dopo circa un chilometro si lascia la strada principale, si svolta a destra in un sentiero poco visibile. Occorre fare attenzione perché a questo punto la strada non è impeccabile. Qua dice all'incrocio occorre mantenere la sinistra, l'abbiamo tenuta, e proseguire su quest'ultima. L'itinerario continua in, hai capito, in leggera discesa. Discesa? Ecco, si prosegue sulla sterrata fino a raggiungere una strada ghiaiata, più facilmente percorribile, ed è questa. All'incrocio occorre mantenere la sinistra, proseguire su quest'ultima, l'itinerario continua leggermente in discesa, dopo una prima parte, dopo circa un chilometro, abbiamo fatto 2 chilometri in totale? No, noi abbiamo fatto 2 chilometri. Da lì, da un chilometro,
si lascia dopo circa un chilometro, si lascia la strada principale, si svolta a destra. Io guardo, ti dico. Un sentiero proprio. Così. Quello che mi hai mandato tu, partivi da Cusercoli, ma erano 19 km. No, andato. Partiva dalla camminata, la camminata arrivava a Cusercoli. Non deve arrivare a Cusercoli qui, noi dobbiamo arrivare al Bruchel. Qual è il Bruchel? Adesso ci arriviamo. Questo allora, sarebbe il ritorno. Adesso vediamo dove dobbiamo andare. Per me andiamo di qua, eh. Andiamo a vedere il sentiero se c'è. Ma non dobbiamo farlo tutto, sentire. No. Strada Salino, Monte Brutelli. Allora però là o qua? Aspetta. O là. Allora stai, si invoca questo punto il sentiero caratterizzato da fondo difficile che nelle giornate di pioggia diventa fangoso. L'ambiente continua a essere accattivante e alterna tratti chiusi immersi nella vegetazione mediterranea e terrazzi e cime da cui è possibile godere le vedute spettacolari. La serie di sali scende continua dopo aver affrontato la salita si disgrada velocemente fino a incontrare una strada più ampio chiuso da una sbarra, si svolta a sinistra seguendo la segnaletica sempre sentiero degli alpini, fino a una casa disabitata, a un crocevia tra strade sterrate, scende fino a abitato Tontola. Proseguiamo per 400 metri tenendo la sinistra fino a raggiungere un ripido sentiero in discesa sul lato destro. Vabbè, il resto lo leggiamo dopo. No, Tonto deve rimanere fuori. Tonto rimane fuori. Giù, okay. È lì, vai. Cioè, allora, tanto andiamo su di lì, dai. Se seguiamo questo mi dice andare a destra. Se seguiamo me. Allora andiamo pure. Pronti? Per noi Tonto lo dobbiamo lasciare sulla destra, sulla sinistra, mi sembra. No, sulla sinistra? Mi sembra. Scende. Oh, la cazzo maglia! Me la sono messa anch'io. Ah, ma è sbolone! Io no, noi no! Invece ho le mutandine normali. Anch'io, anch'io. Io ho un filino. Quando vado a fare. Oh, vedi che stai meglio così? Mi sembri. Sembri Garibaldi! Scusi, per andare là si passa di qua? No, torni indietro! Ah. Quando vuoi farti una ripresa dillo! Lo prendo? Ci sono anch'io! Non ci sono quasi mai però! Ogni tanto! Fortuna che ci sono io! E ti riprendo! Vai! Lì c'è un po' di buio, ecco! Questo dove siamo venuti noi? Un'ora. Questo dove siamo venuti noi, un'ora.
C'è scritto un'ora! Eravamo noi. Sì, un'ora. Per gli uccellini? Boh. Non so, non me ne intendo. Vabbè, lei se ne sbatti con lui. Non è vita. Anche io sono... Solo... Dove è quell'uomo? E poi è solo, solo quello di questo. Ecco, come contento. È contento adesso. Però non dice che è bionda da nessuna parte. No, non vorrei che facessimo quel pezzo là, ragazzi. Adesso ci guardo. Lui ha detto 150 metri sì. A sinistra e va a casa. Cabionda, ci sono due. Allora voltiamo di qui, poi vediamo cosa succede, dai. Okay. Al massimo torniamo indietro come ha fatto quello là. Poi c'è scritto lì, c'è il segnale che qui, guarda, anche lì nel padone. Sì, è segnato qui, quindi. Però quel pezzo lì che abbiamo fatto, secondo me, hanno tagliato 2 km. 5,50. Da quando siamo partiti? Sì. Dove abbiamo le macchine. Ma secondo me, quel pezzo lì che andava su così, abbiamo risparmiato 2 km. No, ma è quello, perché lui dice che il Bruchelle era in salita, siamo arrivati a Bruchelle. Dai, vai ragazzi, su! Questo è il sentiero da fare noi! Andiamo! Giusto se fa delle robe, se fa una spiaggia, un itinerario, ma vabbè, quest'anno la rinnoverò. Ah sì, dai, quanto ti costa? 10 euro? Sì, però non è che sia 10 euro. Dopo ritorniamo su di qui, Dove? Cioè, io non lo conosco. Dovremmo ritornare su di qui. Sì, sì, l'anello non lo dice, quindi io l'ho detto subito, che a meno che non ce ne sia uno che non conosciamo. Io speravo ci fosse un anello. Che devi stare via mezza giornata, glielo dici a un certo punto. Ma lei non ti deve preparare il pranzo, no? Ti devi arrangiare. C'è già i capelletti pronti. Ah, nei freezer? Sì. Quindi te a un certo punto. O il capelletto o qualcos'altro? O ravioli o che ne so. Io. Vabbè, qualcosa del genere. Chi è che vuole i bastoni? No, lasciale, dai. No? Non si vede dalla faccia che siamo dei, no, dei frati francescani. E siete lì, dammi, fate via la visualità. Ecco. Io vado bene così. Ciao! Giusto. Ale. Adesso guardate il GPS, secondo me dobbiamo andare di là, non si dice di fare. C'è il sentiero. La bionda non ce l'ho adesso. No, c'è la mano. Cosa dice? Arrivati alla casa, cosa bisogna fare? Allora, arrivati alla casa, fate un attimo. Svolta a sinistra fino a una casa disabitata e un crocevia con tre strade sterrate. Queste. Una, quella a destra, due, tre. Da ignorare, scende fino all'abitato di Tolli. Questa.
Proseguiamo per 400 metri tenendo la sinistra fino a raggiungere un ripido sentiero in discesa sul lato destro che in pochi minuti raggiunge la galleria. Allora, di qua e poi a sinistra. Cos'è questo qui allora? Secondo te questo qui giù? No, andiamo a proseguire dopo 400 metri. Là ci sono i cartelli, andiamo a vedere. Ah, là c'è scritto solo sentiero. Dalla strada principale dobbiamo voltare a destra per Cabionda, ristorante Cabionda. Dove rimanere? Dove andare? Ah, c'ho per il sentiero di... Si scende? Eh? Scendiamo! Se sì, lì la dia la mia pesa in tutta sa? Oh, che palle! Ce la facciamo, eh! Ma sì! Abbiamo fatto tutto bene, ragazzi, tutto. Eccoci, siamo arrivati. Dieci chilometri circa. Tutto. Dai, fammi una foto che c'è una debolezza. Ecco, dai, che diamo niente. Dai, andiamo niente. Dai, andiamo. Visto che è qua. Vedi, qua, qua. Ho detto, tanto ti incasca che qui si sbriscia qui. Si sbriscia. Dai, va là, andiamo niente. Ca bionda. Sarà bionda almeno. Odore, boh. Sarà bionda. Odore di pasta asciutta. Eccoci arrivati alla Cabionda. Qua si magna. La mascherina. Dopo ci mettiamo anche la mascherina. Ce l'ho mica io. Ti metti il fazzoletto. Il colletto, c'è un colletto? Sì, sì. O usi il folletto? Tanto oggi lo pianto. Vai a sinistra che vedo delle persone là. Vai a sinistra. Io vedo delle persone. Sono sempre nuovo, eh. Lì c'è il parcheggio. Buongiorno! 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 Tutto bene? Tutto bene? Eh? Hai mangiato? Se hai mangiato siamo a posto. Hai mangiato? Sì? Ho formaggio grattugiato, sapete? Ah, grazie. Ti ho tolto a fare? No, che fai? Mangio solo te, mangi? Ma mi guardate, scusa. Aspetta, aspetta, che adesso lo facciamo. Riempiamo la tavola. Di... No, aspetta. Per le tende? Le tende. Ok, grazie. Comunque siete la mia, ragazzi. La tocca. Bravi, 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 bravi. Grazie, grazie. Vi no, meritate tutto il bene possibile. Sì, sono giovane, sì. Sì, sì. Ho fatto te di grossera. Hai attaccato un macchinario. Grazie, fate un saluto. Noi mangiamo.
Cappelletta cinghiale. Guarda, sto io qua. A casa vuoi. Ragazzi, venite alla capionda, ci sono dei ragazzi bravissimi, si mangia benissimo. Ma chi scorre? Ah, qua è televisione, vedi che siamo in TV. Non l'hai fotografato? Porzioni super. C'è il ripresentore lì. Il ripresentore. Il registratore. Ma in maniera troppo fuori. No, no. Sono i gnocchi di cinghiale che sono stufolati. Ma cazzo, ne capisco. No, aspetta, no, uno. No, non voglio cinghiale, odio il cinghiale. Amo i capelletti, odio il cinghiale. No, non vuole carnato però. Sentimi. No, sto a posto. Guardate qua, ragazzi. Ragazze. Certo. Fatto? Anche te però, Ma poi lui fa fotomontaggio. È un trappolone lui, fa fotomontaggio. No, c'ho già tirato una cosa. Stai facendo il lavoro col macchinino? Tanto lui va avanti, Lui lavora. Il prossimo acqua, quello è passato. No, è passato. Ma mi quello me? Mettiti qui, dai. No, abbiamo finito la mappa. Sì. Buoni capelletti, che tipo di capelletti? Quindi il vostro papà ha il sapore del cinghiale. Quello è buono spazio. Quindi il vostro è matta. No, ha il sapore del cinghiale che mi piace. Perfetto! Ti dico che i capelletti. Vedi questo? No, vedo il suo. No, è il mio, bello. No, ma viene qua come caduto per terra. Ah, ecco. Mi è caduto perché l'avevo sulle ginocchia. Cinghiale. Cinghiale. Ci sporca. Ecco, c'è già il tutel qua. Non è niente. La. Andiamo da quest'altra parte che c'è più luce. Buono, Uso tutto? Tutto. Previsioni del tempo. Sulla destra, guarda, cioè, seguo questo qui. Allora arrivo a Montefusa e poi giro qua a destra. Dove siamo? Noi siamo qui, sì. Giusto, seguo questo qui tratteggiato. No, non lì, te devi andare sì, lì, esatto, giusto, quello lì. Arrivo Montefusa lì, e poi giro a destra, poi giri a destra e vado qua. Perfetto, ok. Sbuchiamo dove c'è la casa con le balle. Quando si prenoto te non finisce dare sacro.
Ciao, ciao Alessandro, ciao, grazie, grazie mille, ciao, ciao bella. Ciao. Come si chiama? Maya, Maya lei. Ciao Maya. Maya, ciao. Ciao, ciao. 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 Non c'è un su di qua, quello che il turismo ha, il cabbiondo, e qua c'è il segnale, si legge poco. Era questo? Era quello? Infatti. Un e mezzo. Qui abbiamo fatto un chilometro e mezzo. Sì, ma non 3-4 come dicevo. Ecco, guarda, ah, vedi c'è. Che uno può arrivare in macchina se uno vuole andarci a piedi con sua moglie. Se... Ecco qua le paglie di Fieno. Abbiamo visto. Ritorniamo a casa. Ecco qua, adesso si sale ragazzi. Siamo tutti qui. Io non lo so, c'è questa. Come non lo so, se non è questa. Si sale. Ce n'è un'altra. No, ce n'è un'altra non lo sappiamo. Noi siamo venuti di qui. E allora... Siamo venuti qua su, da Cabiondia, e voltiamo a destra, c'è il segnale qua. Avremo rimasto un'oretta! Un'oretta! Va bene! Dice scritto un'oretta! Da dove? Da qui? Alla rocca? Ecco, noi abbiamo un'ora, guarda! Dov'è che c'è scritto? C'è scritto rocca? No, c'è scritto monte! Ma Monte Velbo un'ora! Monte Velbo un'ora! No,
l'abbiamo visto di qui. Venuti di qua. Sì, adesso tra un po' dobbiamo scendere. Sì, sì, quel punto che ti piace tanto a te. Tra un po' c'è l'autostrada. Quel pezzo che piace tanto a te. Dove siamo venuti da lassù? Mo scendiamo. Ecco. Arrivo, Va bene, maestro? Arrivo, arrivo, prendo foto qua. Sentiero dov'è? Sentiero pronto. Ma il sentiero degli alpini a Brisighella è come questo, è un pezzo. Tattate che tu sbresci. A qua. Allora, non mettere questo qua, No, mi metto là, metto qua. Ecco. Qua si scivola, attenzione. Ah, questo pezzo qui. Quanto era lungo questo sentiero? 1,5 km. Ah, però. Fate voi. Ho fatto quasi 6 km. Noi dobbiamo arrivare lì vicino, Rocca delle Caminate. Allora, noi siamo venuti su di qua. E saliamo di qua. 300.
parte da qua, viene dal di là, per il sentiero Speranza. Chi lo fa tutto, la prima parte, se lo fai tutto, se lo fai tutto il sentiero Speranza. Saluta Benito. Viene dal di là, qua. Fratello. Benito Mussolini, no, saluto. Benito, riposi in pace. Sono Rodolfo. Ciao Mussolini, stammi bene. Ho salutato Mussolini. Ah, lì è Predappio? Bella roba. Bella roba, eh. Allora, noi dobbiamo prendere quella selettina là. Devo fermare? No, adesso un attimo che faccio una turmattina qua. Siamo arrivati, manca poco, un chilometro. E ciacche, 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 ciacche. Stai lì, stai lì, stai lì. Ciacche, ciacche, ciacche. Arrivati.